Buongiorno a tutti, sono Ignazio Vagnone, è Matter of Tone. Siamo nuovamente presenti all'Acoustic Guitar Village Cremona, è una fiera alla quale abbiamo sempre tenuto particolarmente perché rappresenta un momento di approfondimento e di incontro verticale sul mondo della chitarra acustica. Non ci sono in Europa eventi così dedicati, così verticali, quindi ci fa sempre piacere partecipare, cerchiamo sempre di portare delle cose un po' particolari, cose che il pubblico, gli appassionati non vedono normalmente nei negozi. Quindi io lavoro con tre marchi primariamente. Il primo marchio è Collins Guitars, che ha poco bisogno di presentazioni, è uno dei top brand della chitarra acustica al mondo. Sono basati a Austin, Texas, e fanno degli oggetti estremamente interessanti, chitarre di altissimo pregio. Il secondo brand che presentiamo è B&G Guitars, che è una realtà nuova per il mercato italiano, ma in realtà per il mercato mondiale, perché è un'azienda che è nata meno di 3 anni fa ufficialmente e si è già conquistata uno spazio molto rilevante sul mercato. E in ultimo presentiamo Elite Acoustic Engineering, che è un marchio giovane, un po' diverso dal solito marchio di amplificazione per strumenti acustici, ha delle caratteristiche particolari che poi andremo a vedere insieme. Quindi cominciamo da Collins, se volete vi facciamo vedere alcune delle cose che presentiamo. Collins nasce come brand di chitarre acustiche, sono ovviamente molto ispirate alla tradizione americana, quindi abbiamo chitarre di derivazione L00, chitarre di ispirazione Martin. Questa in particolare è un oggetto molto molto prezioso, è una Parlor, quindi è ispirata al disegno delle chitarre, delle prime chitarre con le corde in acciaio, quindi è un disegno che risale ai primi del Novecento ed è uno strumento di una raffinatezza, di una delicatezza per il fingerstyle veramente unico. Collins ha un lato che è meno conosciuto in Europa rispetto che negli Stati Uniti, che è il lato delle chitarre semiacustiche solid body e hollow body elettriche. Allora, abbiamo deciso di portare un paio di strumenti che non sono semplicemente acustici. Questa è una Eastside, è uno strumento ovviamente impostato al mondo del jazz, laminato non per una questione di contenimento dei costi, ma perché per ottenere un certo risultato timbrico a volte i legni laminati danno dei risultati leggermente diversi. Sulla qualità dell'esecuzione dei legni, la qualità di come sono fatte le parti, il ponte e l'attaccacorde, il livello di liuteria è veramente molto molto elevato. Un altro strumento molto interessante è la nuova I30, che è una riproduzione invecchiata ad arte, ma non, come dire, heavy relic come a volte va di moda oggi, quindi la chitarra non è stata trattata male. Questa è una chitarra che sembra suonata per 30 anni, tenuta bene, con amore, con cura, però ha questa patina di invecchiamento molto delicata, molto elegante, è sicuramente una delle finiture più richieste oggi. Una chitarra completamente hollow con due pick-up Lollar P90, devo dire deliziosa proprio. Passiamo a B&G, che è questa realtà nuova di cui vi parlavamo. B&G è un'azienda israeliana nata da poco, 3 anni. In 3 anni loro hanno costruito e venduto quasi 1 migliaio di chitarre private build, quindi sono le chitarre fatte in Israele, l'azienda è di Tel Aviv. È un disegno ispirato alle Parlor degli anni 30, è una chitarra molto impostata, blues, fatta interamente a mano con procedimenti che risalgono agli anni 50, quindi senza controllo numerico, senza trapani, senza CNC, sono veramente fatte old school, o come amiamo dire noi, l'età d'oro della liuteria elettrica. Questa è l'anteprima mondiale, è la prima volta che presentano la nuova acustica, questo è un prototipo, vedete, numero di serie 013. È una chitarra fatta con tavola in abete, fondo e fascia in pauferro brasiliano,
per evitare di usare legni esotici sottoposti al CITES, quindi alla la regolamentazione. Manico in cedro spagnolo. Ovviamente l'ispirazione anche qui è una chitarra impostata per il fingerstyle, impostata per il blues, per il ragtime, ha una sua personalità ben specifica, non tende a voler fare tutto, tende a voler fare una cosa e farla al suo meglio. E diciamo che la produzione delle acustiche inizierà con i primi mesi del 2019, questa è proprio una piccola anteprima mondiale, se vogliamo. Mentre queste sono la versione più commerciale rispetto alle chitarre private build fatte in Israele. Questa è una chitarra di manifattura cinese, fatta con un livello di qualità francamente molto sorprendente, è quasi virtualmente indistinguibile da una chitarra israeliana, suona meravigliosamente bene. Tavola in abete massello, fondo e fasce in mogano africano, verniciatura UV ultra sottile, è equivalente a una verniciatura nitro, molto vicino a una verniciatura nitro. La cosa interessante di BNG è che l'hardware, le cover dei pick-up, gli stessi pick-up vengono avvolti a mano in fabbrica, l'ottone è una lega speciale. L'attaccacordo, una lega speciale di ottone, è fatta apposta per risuonare come fosse un'arpa e dà un suono molto wet, quasi riverberato alla chitarra stessa. E sono oggetti molto particolari, stanno riscuotendo un bellissimo successo. Qui abbiamo Salvatore, che è uno degli artisti BNG, che ci dà un assaggio. Marchio che presentiamo è Elite Acoustic Engineering, anche questo è un marchio nuovo. A me piace lavorare con aziende tolta Collins, che ovviamente ha già un suo posizionamento storico al top del mercato, ma mi piace trovare, scoprire, fare partnership con aziende che sono in una fase emergente. Elite Acoustic Engineering è un'azienda basata in California, sono decisamente in rampa di lancio e hanno deciso di presentare una linea di amplificatori per strumenti acustici un po' diversi dal solito. Sono molto tecnologici, ma molto facili da usare per l'utente. Ognuno di questi amplificatori ha al suo interno un mixer, ha ovviamente al suo interno un processore multi-effetto. In questo caso ha addirittura un mixer digitale programmabile. Hanno una quantità di controlli assolutamente interessante, completa, ma la cosa principale, quello che li rende diversi dagli altri, è che tutti questi oggetti hanno una batteria ricaricabile per l'utilizzo in esterni senza alimentazione e hanno tutti un ricevitore Bluetooth integrato, in maniera che sia possibile per un artista solo suonare, cantare e mandare, ad esempio, dal telefono, dal computer, dal tablet, mandare una base su cui eseguire la propria performance. La fascia di prezzo è molto interessante perché va dal modello più compatto attorno ai 400 euro al pubblico fino a salire agli 800 euro e ai 1000 euro all'incirca per il top di gamma completo di mixer digitale programmabile, il modello D6/8. Quindi un pochettino diverso dal classico amplificatore per strumenti acustici.
Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per partecipare di persona o virtualmente all'Acoustic Guitar Village 2018. E se volete dare un'occhiata al nostro, alla nostra pagina Facebook, è facebook.com/e-matter-of-tone, a Matter of Tone, e trovate tutte le nostre attività, le foto, i video degli artisti e vi potete mettere in contatto per qualsiasi informazione. Buona fiera a tutti, grazie, arrivederci.